Sei in compagnia di SBS Italian. Slow Italian, fast learning. L'Australia è un paese sessista? Questa domanda è il tema di un nuovo documentario della SBS. Il programma rivelerà i risultati del più ampio sondaggio sul sessismo, che fornisce informazioni sulle esperienze di quasi 3.600 australiani. Tra le rivelazioni del sondaggio, il 60% delle donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni ha avuto esperienze di diseguaglianza di genere. Inoltre, il 44% delle donne ritiene che sia più facile per gli uomini avere il lavoro dei propri sogni in Australia. La professoressa Catherine Lambie della Macquarie University ha supervisionato lo studio e dice che i risultati non la sorprendono, ma che dovrebbero allarmare il paese. I think it's a huge wake-up call. I think we still live in a society where most women feel hesitant about talking about the impact on a daily basis that gender discrimination has on them. And let's be clear, that includes being catcalled on the street. It includes being less confident applying for a raise in male-dominated workplaces. Lo studio rivela anche che il 22% degli uomini ritiene che sia giusto che le donne siano fischiate per strada come complimento. Secondo Diana Said di Amnesty International Australia, è necessario aggiornare i valori australiani. Whether men find wolf whistling inappropriate or not, I think is kind of irrelevant. What we know is that there's no consent, that women are not there to be objectified. There are certain values within Australian society that need to have evolved beyond where we're currently sitting. And I think that really, that sort of, I don't know, that line of questioning and reasoning is so archaic and out of date that it's kind of astounding that we're even having this conversation at all. Un sociologo della Queensland University of Technology, il professore associato Michael Flood, afferma che alcuni tipi di comportamento non sono ancora considerati abuso da alcuni uomini. Men's recognition of domestic and sexual violence against women has improved in Australia, and men are particularly likely to recognize and see as unacceptable blunt forms of violence, you know, a man hitting his wife or a man, you know, sexually assaulting a woman he doesn't know. But men's recognition of other forms of violence and abuse is much poorer. And so many men, as you said, don't see wolf whistling or sort of unwanted sexual attention as a problem, as unacceptable. Nel sondaggio sono state chieste ai partecipanti anche le loro opinioni sulle attività della prima infanzia. Il 73% delle donne ritiene che sia normale per i ragazzi giocare con le bambole, rispetto a solo il 60% degli uomini. Mary Crooks, direttore esecutivo di Victorian Women's Trust, sostiene che gli stereotipi di genere sono ancora vivi nella società australiana. And their gender identity deserves to have a good crack at life. As a society, we tend to impose expectations subconsciously on what men and women can and can't do. Because when you impose limiting views on what people can do because of their sexuality, all the talents and the experience around you is not tapped fully. Più della metà, il 52% degli uomini intervistati, ritiene che il femminismo sia andato troppo oltre. Secondo il professor Michael Flood, i ruoli e le relazioni di genere in Australia stanno cambiando. Tuttavia, a suo parere, una minoranza di uomini si sente minacciata dai cambiamenti. Some men are struggling. Some men feel like they're being given contradictory messages about how to behave, how to treat women. I think some men feel that now they are, you know, being tarnished with
the kind of, you know, the stereotypes of behaviour that, you know, other men engage in and so on. And I don't think that's true. I think, in fact, that feminism has been very much a good thing for men. Il documentario Is Australia Sexist? Andrà in onda il 4 dicembre alle 20.40 su SBS. sbs.com.au/italian